Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 26 febbraio al 3 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una lettura generalizzata e che se volete potete integrarla con il vostro ascendente, magari anche segno Luna e Venere. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo in questa stesura e se vi dovessero piacere in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link per prenotare un consulto o chiedermi informazioni. Vi ricordo che negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso siamo pronti per partire con la vostra stesa andando a vedere in primis in generale con il taglio che cosa vi porta principalmente questa settimana o magari c'è qualcosa che dovete attenzionare. Qui abbiamo un qualcosa che può sembrare difficile, probabilmente c'è una situazione o un qualcosa proprio in particolare dove voi desiderate fare dei cambiamenti anche drastici, magari un taglio, una decisione da prendere o magari proprio cercare di dare una spinta al lavoro, le questioni però più pratiche effettivamente. E allora state cercando di adottare delle strategie, almeno il serpente indica di essere molto flessibili, di gestire le alternanze, le varie idee, proposte, indicazioni con molta saggezza e con molta intelligenza, di essere prudenti sì, più che altro aspettare, valutare e vedere che cosa può essere più giusto e utile per voi, quindi di non aver fretta di buttarsi in qualcosa per avere magari la smania, la voglia di concludere subito un qualcosa, quindi senza fretta potete andare a procedere in queste cose. Un altro consiglio che potrebbe voler dire le carte che abbiamo già visto è di prestare molta attenzione anche a comportamenti e atteggiamenti di qualcuno. Se non vi piacciono, la falce deve andare subito ad intervenire proprio per risolvere e chiudere questioni che insomma non sono tanto buone per voi. E altre indicazioni arrivano dalla nostra bella triade, abbiamo il cuore, il bouquet e poi gli uccellini. Settimana che può essere prima di tutto positiva al centro con questo bel bouquet, nel senso di l'arrivo di gratificazioni, di soddisfazioni, un qualcosa che vi riesce nel modo giusto, ecco perché si parla soprattutto di soddisfazioni. Per altri aspetti magari può riguardare molto tutte le faccende, io dico legate al cuore, alle emozioni, non è detto che siano cose a livello sentimentale, molto probabile, però il cuore va ad abbracciare tutto ciò che vi porta gioia, tutto ciò che è anche amicizia, passione, prendersi cura e il ricevere l'attenzione e la cura da parte di alcune persone in particolare, oppure può riguardare una passione che ci mettete nel lavoro, in qualcosa, quindi in cose un po' più pratiche, e allora che finalmente ci sono queste belle notizie per voi. Il fatto che ci siano gli uccellini in realtà vi porta un po' all'attenzione di anche sì notizie, questo è vero, però un po' tutti i tipi di comunicazioni che potreste ricevere per telefono, messaggi, email, insomma di tutto di più, o anche incontrare magari delle persone, sentire delle notizie. Alcune possono essere utili per voi, altre possono essere solo chiacchiericcio, cose che non vi riguarda assolutamente, quindi solo per mera curiosità, invece di privilegiare ovviamente quelle che vi interessano maggiormente. Allora, vediamo che cosa vi vogliono dire adesso per l'amore. Prima vediamo le coppie, single, e poi andremo a vedere il lavoro. Abbiamo il messaggero, il nemico, il bambino.
Allora, a proposito di cose che si ha magari fretta di chiudere o di sistemare, il nemico potrebbe rappresentare o un vero e proprio nemico, nel senso una persona in genere, adesso al di là del fatto che sia uomo o donna, comunque qualcuno che si mette in mezzo nelle vostre faccende. Però la questione è abbastanza chiara, nel senso che come arriva, così va via, la cosa viene sistemata, viene chiusa per un nuovo inizio, per un qualcosa di più positivo, perché con questa carta c'è intesa, c'è collaborazione, ci sono cose, appunto, atteggiamenti, soprattutto i vostri, l'uno per l'altra, abbastanza positivi. E che cosa vi vogliono dire anche? Che può essere una persona, certo, ma può essere anche un qualcosa a livello esterno, no? Esterno, può essere una cosa che vi coinvolge personalmente, che potrebbe darvi fastidio. E quindi vedete voi se si tratta proprio di una situazione o di una persona, però già sapete effettivamente quello che vi interessa, che come arriva, riuscirete subito a risolvere la questione e quindi procedere nelle vostre cose. A volte quando escono cose di questo tipo vogliono dire che tutto sommato la settimana sarà movimentata, sarà abbastanza, diciamo, impegnativa, però comunque costruttiva e positiva, e poi magari alcune indicazioni servono soltanto a portare l'attenzione su qualcosa che probabilmente potete cercare di risolvere nell'immediato. Per i single troviamo Prigione Vergine e Delirante. Qui abbiamo veramente una situazione molto altalenante, forse si riallaccia alle indicazioni che abbiamo visto sin dall'inizio, con il serpente e anche con la falce, dove alcune cose possono sbloccarsi, però lasciarvi abbastanza indifferente all'inizio, poi si vanno a movimentare in un certo modo. E che cosa vi vogliono dire? Che magari chi sta frequentando qualcuno, la situazione, la frequentazione può essere molto altalenante. Magari o si è bloccata o si è raffreddato qualcosa nel mentre, e allora tutto può poi riprocedere in modo tranquillo, o vi sentite voi comunque tranquilli, e poi ci saranno delle novità. Delle novità, e attenzione alla carta del delirante. A volte può essere positiva perché può trattarsi di un'avventura, di un momento euforico, di notizie che possono far agitare, anche il fatto di ricevere delle promesse, in questo caso di fare molta attenzione da che pulpito arriva questa promessa, o anche questa proposta. Dall'altro lato, insomma, vi mette anche in attenzione, nel senso che si può avere scarso controllo delle proprie emozioni, magari fare un qualcosa di cui potreste pentirvi successivamente. Quindi, come vedete, ci sono queste indicazioni che potete far vostre e cercare di gestire al meglio la vostra settimana. Vediamo cos'altro vi vogliono dire. Ovviamente, parlando sempre della situazione amore per chi è single, la cosa, se non c'è nessuno, effettivamente ci sono più situazioni, magari persone che hanno fatto parte del vostro passato potrebbero farsi sentire, ci possono essere anche delle nuove conoscenze che da un lato possono essere interessanti, però vi destabilizzano, quindi gran fermento, e l'abbiamo visto proprio sin dall'inizio. Per le questioni più pratiche, chi ha il lavoro ovviamente si troverà ad avere a che fare con delle situazioni un po' incerte o con delle persone che possono darvi un po' fastidio. Attenzione, la carta del ladro non sempre vuol dire di avere a che fare con delle persone o false o che vogliono derubarvi, vi vogliono ingannare. Da un lato sì, e spero che non sia il caso vostro. In qualsiasi circostanza vi trovate, comunque loro, e in questo caso soprattutto la carta del ladro al centro, vi dice: fate attenzione a chi rivolgete, fate attenzione soprattutto con chi avete a che fare, perché alcune cose non sono proprio come si mostrano. E allora, se dovete fare degli investimenti, se dovete fare delle spese, magari aspettare il momento giusto, di non aver fretta, e appunto questo l'abbiamo visto sin dall'inizio.
di fare tutte le vostre valutazioni perché c'è qualcosa sotto che non quadra e poi ci possono essere delle incomprensioni magari nel lavoro con delle persone intorno a voi, magari anche con dei clienti. La conversazione in genere ne risente un pochettino e quindi ovviamente il consiglio è quello di non nascondere le cose, cioè di essere abbastanza sinceri e onesti o anche far sì che appunto le persone siano chiare nei vostri confronti, così insomma vi troverete a gestire le cose nel miglior modo possibile. Anche chi è in cerca di lavoro, mi raccomando, possono esserci dei colloqui, delle situazioni dove vi trovate appunto nella vostra ricerca e di fare attenzione a proposte, cose che possono sembrare allettanti, però invece non fanno al caso vostro. Comunque c'è una fase di evoluzione, quindi vi troverete delle situazioni che non vanno bene, invece altre che possono essere più giuste e promettenti per voi. Si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscriversi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!